Buongiorno ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio. E nell'aprire il gioco stamattina ho trovato questa finestra, si è aperta questa finestra, settimana del triplo incentivo, tutta sulla soddisfazione. Solo questa settimana aiuta i tuoi sim a guadagnare premi più velocemente e concedi loro più tempo per divertirsi. Ti basterà trovare la tua buona amica Jasmine, che darà al tuo sim un triplo incentivo di soddisfazione e rallenterà i bisogni fisici dei tuoi sim. Meno sortite al bagno, meno tempo trascorso a dormire e meno cibo ingerito significano più tempo per guadagnare punti e divertirsi. Interessante questa cosa, incentiva la soddisfazione, ritarda i bisogni. Molto interessante questa novità della settimana, triplo incentivo. E poi ho notato anche che l'espansione Usciamo Insieme è scontata al 50%. Potrei farci un pensierino, comunque direi subito di giocare. Nello scorso episodio al sondaggio avete deciso di vedere come costruisco o come arredo una stanza nel gioco. E visto che ho scaricato questa casa per le vacanze e come potete vedere è ancora da sistemare, proviamo in questo episodio ad arredare insieme una stanza, vediamo se non diventa una cosa troppo lunga, perché se diventa troppo lunga dalla prossima volta non lo farò più, non voglio che diventi un po' noioso. Comunque vediamo un attimo la casa. Così è strutturato il primo piano, però come dicevo nello scorso episodio voglio andare leggermente a modificarlo, quindi abbiamo l'ingresso, qua c'è il terrazzo, diciamo la veranda, questa al momento la lasciamo così e questo è l'ingresso. Allora, vediamo cosa possiamo fare, la porta, ok, la lasciamo qui. Qui ci sono le scale che vanno al piano di sopra e cosa possiamo mettere qua? Allora, io direi qua vado a mettere una scrivania, però prima pensiamo alle pareti. Vediamo che colore possiamo farle. Rosa, vediamo. No, non mi piace molto. Qua invece cosa abbiamo? Giallo. Molto molto chiara, questa mi piace. Se no c'è grigio, anche grigio bello. Questo è un grigio scuro. Mettiamo questo, grigio chiaro. Molto molto chiaro. Ok, poi qua i quadri mi piacciono, però vado a mettere altri quadri. Che quadri possiamo mettere? Questo esempio mi piace, con le farfalle. Ne mettiamo uno qui e uno subito accanto qua. Ok, cambiamo la fantasia, vediamo un po', ce ne sono tantissimi per quanto riguarda questo materiale personalizzato, vedete quante scelte ci sono. I cactus mi piacciono, ok, così, perfetto. Poi il pavimento quasi quasi lo lascio anche così, che non mi dispiace affatto, mi piace molto. Ok, qua abbiamo detto che mettiamo una scrivania, sì, una scrivania, quindi andiamo studio, scrivanie, possiamo mettere questa, mi piace, colore legno, questa tra l'altro l'avevo utilizzata anche nella primissima casa di Giorgia. Utilizzo un attimo il codice per mettere gli oggetti più vicini. Questa qua mi piace, la sposto leggermente per spostare gli oggetti, così come potete vedere leggermente. Tengo premuto semplicemente il tasto Alt della tastiera. Dopo ovviamente ci servirà una seggiola, una sedia. Per quanto riguarda la sedia, che bella questa bianca, mi piace. Oppure vediamo questa, carina questa con il tappeto sopra, come quella che ho in camera io. Però il tappeto è bianco, vediamo altre varianti. Bella così, quasi quasi lascerei questa. Vediamo. Che dite? Se no questa, la classica, che mi piace veramente molto. È una delle mie preferite. Oppure, bella anche questa, IKEA. Che bel colore azzurro, così. Con le nuvole, bella. Tengo questa che mi piace molto, colorata, perfetta per la casa. No, non sono delle nuvole però, dei fiorellini, perfetta per la casa delle vacanze, super colorata. Mettiamo un computer, mettiamo questo qua, perfetto. Poi mettiamo una piantina, qualcosa
per decorare un po' di più la scrivania. Allora, una piantina, vediamo un po', questa a tre, che bella. Ok, lasciamo, mettiamo questo set, non ci sono altre varianti di colore, no. Poi questa invece la posiziono, questa, anzi questa che è più alta, quindi sta meglio nell'angolo. Mettiamola così, qua. O forse sono troppe piantine? Sì, mi sa che sono troppe. Vado ad eliminare queste. Poi andiamo agli accessori, vediamo. No, l'ombrellone assolutamente devo metterlo fuori. Aspettate, visto che l'ho trovato, lo vado un attimo a posizionare qui, dopo lo sistemo. Che bello, anche questo mi piace. Molto, molto bello. Questo è per box room, bello, non l'avevo mai notato, non sapevo neanche di averlo. Intanto lo metto qua momentaneamente, sposto leggermente i quadri che sono troppo attaccati alla pianta. Allora, uno e due. Direi di mettere il giornale, ci sta sempre un giornale sulla scrivania. Poi che altro, vediamo se c'è qualcosa di interessante, di carino. Questo barattolo, questo contenitore con alcune matite, alcune penne. Ok, dai, per quanto riguarda la scrivania così può andare, mi piace. Vediamo altre varianti. Azzurra, ok, azzurra e rosa. Ho messo due finestre così entra più luce, questa e questa leggermente aperta che dà poi sulla veranda. E direi che questo, che l'ingresso, così mi piace, questo angolino mi piace. Non è completo al 100%, però non voglio neanche riempirlo troppo perché sennò sto qua veramente tutto il giorno. Poi abbiamo le scale e questa parte col calorifero che mi piace molto. Vado a cambiare soltanto il colore della parete. Proviamo questo, allora questo colore effetto legno, vediamo un po'. Questo è troppo scuro, grigio. Preferisco questo leggermente più beigiolino, quindi che si avvicina di più al colore del pavimento. Poi di qua abbiamo questi due quadri che però vado ad eliminare e direi di prendere lo stesso colore e portarlo qua. Contro questa parete secondo me ci sta veramente molto molto bene un quadro. Allora c'è questo bello bianco e nero, tre quadri posizionati sopra questa mensolina bianca. Sì, mi piacciono, mi piace l'altezza, mi piace perché ci stanno perfetti, quindi lascio questi. Poi è qua, forse meglio mettere qualcosina in questo angolo perché mi sembra un po' spoglio. Allora, cosa possiamo mettere? Cosa posso mettere qua? Vediamo, una libreria magari, questa, sì dai, mettiamo questa qua, così è un po' più piena questa parete, mi sembrava troppo vuota prima. Poi c'è questo muretto che divide il soggiorno dalla zona, dall'ingresso, e questo lo lascio perché mi piace il muretto. Io quasi quasi metto ancora questo colore uguale a quello che abbiamo messo precedentemente, uguale a questa, la parete qua, che ci sta proprio bene. Però vado a cambiare questo che non mi piace. La borsa la possiamo anche lasciare. Possiamo mettere dei libri, la parte davanti. Ok, quindi i libri sì, mi piacciono. La borsa anche la possiamo lasciare. Questa mensolina non mi dispiace affatto, quindi la lascio. Ho messo la scatolina di Tiffany per riempire giusto questo angolino e qua quasi quasi lascerei anche così, non mi dispiace. Qua invece tolgo e metto, allora, un paio di quadri giusto per riempire un po'. Allora, questi mi piacciono molto, questi li ho usati anche nella casa di Jessica e di Mark, mi piacciono veramente tanto. Facciamo uno e due. Ovviamente vado a cambiare lo sfondo, il disegno, vediamo questi due azzurri, quindi riprendono anche il colore della sedia, della scrivania. Ok,
mi piace molto. Poi magari andrò a sistemare qualcosina qua nel prossimo video, non lo so. Però non mi dispiace, quindi lasciamo così perché sennò diventa super super lungo. Per quanto riguarda questo primo episodio, direi che possiamo fermarci qui con l'arredamento della stanza. Ho fatto l'ingresso in sostanza. Poi nel prossimo episodio, se questo genere di video, o se comunque vi piace vedere come vado a riempire, ad arredare una casa, continuiamo anche nei prossimi episodi con il resto delle stanze come il bagno, il salotto, la cucina, eccetera. Quindi abbiamo l'ingresso, una libreria, la scrivania, le scale che portano al piano di sopra, il calorifero, anche se siamo in estate quindi non servirà a niente, però ci sta lo stesso. Questo muretto che divide il soggiorno dalla zona d'ingresso e poi questa parete con un po' di quadri, di libri, borse, riviste e quant'altro. Anche questa parete la trovo veramente molto molto bella. Fatemi sapere se questa prima stanza vi piace. E adesso però iniziamo a giocare. Eccoci qua con la nostra amatissima famiglia Jessica. E in bagno c'è Tommy che sta vagando per casa. E poi c'è Emma che sta piangendo e Mark invece è a disagio. Aspettate, Mark, ok, dove è andato? Ah, eccolo qua, è tornato. Non so perché a volte i Sim escono dall'appartamento, vagano un attimo per la città e poi in un colpo sono di nuovo in appartamento. Vabbè, comunque c'è. Emma adesso si è riaddormentata, non sta più piangendo. Emma sta dormendo, ok, ha smesso di piangere. E finalmente in questo episodio Emma passerà di età e diventerà anche lei una piccola bebè. Quindi, vediamo un po'. Oggi è domenica, sono le 3 del pomeriggio. Allora, Jessica sta al piano di sotto ed è Mark è ancora a disagio perché ha fame. Allora, innanzitutto Tommy ha ormai imparato a scendere le scale da solo. Bene, Mark, visto che hai fame, direi vieni in cucina e preparati qualcosa, se no vediamo se c'è qualcosa già in frigo. Allora, apri, prepara un pranzo al sacco, cioè prepara un pranzo al sacco, tramezzino il burro, per i figli, certo, tramezzino l'insalata di tonno, tramezzino le verdure, tramezzino il burro, bella questa cosa per i figli, però non per i bebè, quindi sicuramente per i bambini, per gli adolescenti. La nuova interazione del game pack, vita da genitori, sì. Comunque, servi il pranzo, fai un pasto veloce, dai, servi il pranzo. Abbiamo tacos di pesce, macaroni al formaggio. Fai tacos di pesce, dai. Prepara qualcosa da mangiare. Grazie, Mark. Jessica, dov'è lei? Eccola qua, raggiunto il livello 3 di genitorialità. Jessica può aiutare i bambini a soddisfare i loro bisogni primari come la vescica, l'igiene e il divertimento. Può inoltre dare consigli genitoriali ad altri genitori. Ha già raggiunto il livello 3. Bravissima. Quindi, vediamo un attimo. Facciamo un'ultima cosa con Emma, allora fai dei versetti, poi altre scelte, vediamo se c'è genitorialità, no. Fai passare d'età, sì, lo facciamo prestissimo. Cambia il pannolino, Tommy invece vediamo dov'è. Tommy sta giocando e per quanto riguarda le sue esigenze ha bisogno di dormire. Quindi, Mark... Ah, ti sei cucinato soltanto per te? No, chiama a tavola. Prendi la porzione per Tommaso, chiama a tavola. Chi è che sta cantando così? Era Mark che cantava? Boh, va bene. Tommy, dove sta andando? Mi sa che preferisci che nessuno ti disturbi, ma ti ho invitato ad entrare. Che problema c'è? Perché? Ti ho invitato ad entrare. Dai Mark, chiacchiera un po' con lui, spettegola sulle relazioni a lavoro, no? Impara a conoscere.
Altre scelte amichevole e discuti degli interessi, ok? Tommy, dove sei? Sta mangiando sul divanetto di casa, sul terrazzo, da solo, bene. Jessica, vieni qua a insegnargli qualcosina. Allora, altre scelte. Genitorialità. Aiuta con i bisogni, vediamo, chiedi di ripulirsi, fai una faccia buffa, vediamo, chiedi di ripulirsi, vediamo cosa succede. Questa è la nuova interazione del game pack Vita da genitori che abbiamo iniziato a vedere anche nello scorso episodio. E visto che Jessica adesso è passata al terzo livello, ha la possibilità di insegnare a Tommy, ai bambini, insomma ai suoi figli, a fare i bisogni, quindi, e di ripulirsi. Vediamo cosa succede. Dai, insegnagli qualcosina, vediamo. Sono proprio curiosa. Ah, Well, good ma job. che bravo, ha portato il piatto qua da solo. Ok, molto molto bene. Insegna a parlare, quello c'era già. Abbraccia affettuosamente, genitorialità. Vediamo, insegna a dire per favore, grazie. Comunque ha ripulito, molto molto bene. Bravo Tommy, stai migliorando. L'educazione sta aumentando. Yumul, Novik, Vena Garza, Fueb. Facciamo ancora genitorialità, aiuta con i bisogni, non ce n'è necessità. Tommaso è stato educato troppo di recente. Incoraggia il comportamento recente, vediamo. Incoraggia a informarsi sul dire per favore e grazie. Ok, intanto che Jessica insegna qualcosina in più a Tommy, occupiamoci di noi. Aspettate, Tommy è stanchissimo, quindi Mark, poi vieni e altre scelte. Cura del bebè. Metti a letto. Vediamo. Tommy si è migliorato. Sì, l'educazione è migliorata. Nello scorso episodio era negativa, era segnata in rosso, e invece sta migliorando molto molto bene. Invece la responsabilità è ancora negativa. Migliora facendo i compiti e prendendo buoni voti. Beh, questo ancora non lo può fare perché non va a scuola. Anche buttare via i rifiuti, lavarsi i denti, riordinare i giocattoli. Quindi sì, può diventare responsabile in questo momento soltanto riordinando i giocattoli. Lì, sì, perché non va ancora a scuola, quindi ok. Stretta una nuova amicizia, ah sì, con il ragazzo che è entrato prima. Poi abbiamo pulizia edilica, ha pulito tutta la casa, perfetto. Adoro le cose, godersi le novità degli acquisti più recenti infonde una certa gioia speciale. Sapete che Mark ha il tratto del materialista, quindi ogni tanto gli piace guardare, ammirare i suoi nuovi averi. Intanto ha messo a letto Tommy, ho visto. Aspettate, sono nell'altro appartamento che non posso vedere. Allora, ha messo a letto Tommy e è andato a letto anche lui. Sono le 8 di sera, quindi ci può stare, ci può stare. Ma vediamo qua se c'è la possibilità di l'abilità genitorialità. Lui a quanto ce l'ha? Allora, 2, non male, sta quasi raggiungendo il livello 3 anche lui. Perfetto, quindi stanno dormendo tutti ad esclusione di Jessica. Jessica è in cucina con, come si chiama lui? Con Akira. Tra l'altro, Akira è stato il primissimo ragazzo o il secondo ragazzo, non mi ricordo più, uno dei primi ragazzi con cui lei è uscita, però alla fine non è andata bene, sono rimasti amici. Bene, stanno chiacchierando, facciamoli conoscere un po' meglio. Fai un discorso esortativo, chiedi un piccolo prestito, ma perché chiedi un piccolo prestito? Chiedi di passare del tempo assieme? Ah, è andato, ok. Ora devo proprio andare, ok. Quindi Jessica, cosa c'è? Allora, vediamo, vai a fare jogging. Dai, vai a fare jogging. Ci sta, così perdi anche un po' di chili. Jogging energetico, vai. Eccola qua. Brava, vai. C'è la bimba che piange? Sì, dorme. Cioè, dorme, piange. Allora, Mark, vieni qua. Ah, cambia il pannolino sporco, ok. Povera. Adesso le facciamo cambiare il pannolino sporco, poi quando entra
e Jessica dal jogging, facciamo passare dieta a Emma. Mi avete detto, tra l'altro, fatemi provare una cosa, che se sposto, intanto Tommy si è svegliato, che se sposto la bimba nell'altra culla resta, può dormire poi in questa culla. Però come si fa? Proviamo qua. E no ragazzi, vedete che mi sposta tutto, come faccio? Non me la fa spostare, prendendola così, no nemmeno, no, non posso. Ah, forse nella culla giù di sotto. Forse sì, ma Tommy può dormire qua, per curiosità, vediamo. Cos'è? Parla. No, qua non c'è proprio interazione, quindi non posso. Vediamo nella culla di sotto, perché effettivamente non li avevo mai messi in quel lettino. Qua invece attiva l'aura emotiva. Quando l'aura emotiva è attiva, l'oggetto confiderà i sim vicini degli stati umorali correlati alle loro emozioni. Proviamo. Intanto c'è Tommy che è furente. Fai i capricci. Clicca su un bebè furente e seleziona fai i capricci. Perché sei furente, Tommy? Stanchezza. Tommaso è stanco e avrà presto bisogno di riposare. Jessica è ancora a fare jogging. Ah, eccola qua che è tornata. Quindi, alt. C'è Tommy che è venuto di nuovo giù da solo senza chiedere il permesso. Quindi io direi assolutamente da sgridare. Quindi, altre scelte, genitorialità, vediamo questa nuova interazione, disciplina, il comportamento recente, calma, risoluta, di non combinare un pasticcio, esprimi delusione per aver combinato un pasticcio, severa, urla contro per aver combinato un pasticcio. Ah, perché ha fatto tutto questo casino. Allora dai, non proprio severa, però esprimi di non combinare un pasticcio. Vieni subito qua. Che così lo sgridiamo un attimo. Vediamo. Mannaggia te, Tommy. Fai i capricci. Vai a casa. Cambia abito. Intanto mettiamo l'abito quotidiano. Vediamo se arriva la mamma. Jessica, dov'è? Eccola qua. Vediamo. Si è arrabbiato. Ok, poi vediamo se possiamo fare altre cose. Genitorialità. Ok, aiuta con i bisogni, chiedi di ripulirsi. Raggiunto livello 4. Ora Jessica può mettere i bambini a riflettere. Bella questa cosa. Disporrà di maggiori informazioni sul modo in cui i suoi consigli influiranno sullo sviluppo del suo bambino. Ok. Ok, genitorialità, insegna a dire scusa. Vediamo se adesso, visto che ha sbagliato, impara a dire scusa. Risoluzione dei conflitti sta migliorando. Perfetto. E lui chi è che pulisce intanto? Grazie, grazie, scusa se abbiamo fatto questo pasticcio, grazie. Anche la responsabilità finalmente sta migliorando, sono contenta, dai. Cerchiamo di mandare tutto, di far venire tutto positivo. Bene, bravo Tommy, dai. Fai capricci ancora? Sei ancora arrabbiato, dai, fai capricci. Così poi la mamma ti può consolare. Perché comunque Tommy è stanco, quindi lo portiamo a letto dopo. Allora, altre scelte, genitorialità, bene, quindi cura del bebè, leggi per far addormentare. Oddio, molto infuriato. Ah, si sta facendo i capricci, certo, certo. Altre scelte, cura del bebè, genitorialità, disciplina del comportamento recente, calma, chiedi di non avere tracolli emotivi. Vediamo. Belle queste nuove interazioni, mi piacciono un sacco. Jessica è tesa per i capricci da bebè. Oh, perché questi capricci continui? Qualcuno intervenga. Perché non lo porti a letto? Jessica, dove sei? Vieni qua. C'è Tommy che è stanco, perché non lo porti a letto? Sei arrabbiata con lui? Metti a letto, vediamo.
Ok, forse adesso ce la facciamo, eh. No. Perché non lo prendi e non lo porti a letto? Ascolta Mark, fallo tu per favore, perché Jessica non so come mai. Metti a letto, vediamo se riesce almeno lui a farlo. Vediamo. Ok, finalmente. Finalmente, grazie Mark. Portalo a dormire, grazie mille Mark. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, eccolo lì che sta dormendo finalmente. Povero. Ok, facciamo una cosa, facciamo passare di Emma di età. Altre scelte, fai passare di età. Vediamo. Ma possiamo far venire qua Jessica, vai qui. Vediamo. Ok. Ok, Jessica si è svegliata. Emma è passata di età. Bebè, ti attendono giorni in cui ti divertirai con i giocattoli, esplorerai il mondo, bla bla bla, l'avevamo già visto l'altra volta. Allora, il sim è troppo giovane per avere un'aspirazione, ok? Scegli un tratto. Abbiamo scatenata, che direi assolutamente no, perché è già scatenato Tommy e un altro bebè scatenato, no grazie. Appiccicosa, questi bebè timidi evitano i sim estranei all'unità familiare e si rattristano se vengono trascurati. Indipendente, angelica, bebè idilliaci e accomodanti, non si ribellano mai, ne fanno i capricci, possono parlare con facilità con gli estranei. Angelica, mi piace, sì. Ok, si era un attimo interrotta la videocamera, quindi niente. Comunque c'è Jessica che sta giocando con Emma, la sta facendo giocare, si stanno divertendo un sacco. E adesso pensavo di, guardate come si diverte, pensavo di andare a modificare i look di Emma. Quindi facciamo finire questa cosa, questo gioco, e poi modifichiamo i look. Eccoci qua, sono già andata a cambiare tutti i look perché altrimenti questo video diventa super super lungo. Per quanto riguarda il look quotidiano, ho scelto questa salopette con la coccinella e poi le ho messo le superstar. E per quanto riguarda i capelli ho scelto questi molto molto lunghi, guardate, sono veramente lunghissimi, cioè lunghissimi. Poi per quanto riguarda invece il look formale, ho cambiato l'acconciatura e le ho messo questo chignon, poi la maglietta di Bambi, i pantaloncini abbinati e le scarpine, ho messo le All Star. Poi per quanto riguarda invece il look da notte, ho messo il body, così come quello di, simile a quello di Tommy, un body tutto bianco con le stelline, le ho messo anche il ciuccio rosa, i capelli ho lasciato questi. Mentre invece per il look da festa ho scelto questo toppettino, questa gonnellina che non è materiale personalizzato, strano ma vero. E poi, aspettate, i capelli no, però sono grigi, non va bene, ok. Ho cambiato acconciatura, ho scelto questa. E poi le superstar però con le righe verdi, che così riprendono la gonnellina. E questi look mi piacciono tutti molto, è veramente molto molto carina anche lei. L'unica cosa che ho notato di Emma rispetto a Tommy, Emma è leggermente più in carne, diciamo così. Guardate la sua piccola pancina, la sua pancetta è leggermente più in carne, però va bene così, ci piace lo stesso, molto molto bella. E quindi adesso abbiamo tutta la famiglia al completo, anche Emma è diventata una bebè e non vedo l'ora di vedere come si comporterà Tommy con Emma e viceversa. Comunque io ragazzi direi che questo video può anche terminare qua perché mi sa che è diventato veramente lunghissimo. Come sempre vi ricordo di rispondere a tutti i sondaggi che trovate alla fine di ogni episodio. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!